Domenica 16 febbraio, gli attivisti del Movimento 5 Stelle di San Giovanni Rotondo hanno promosso un agorà per confrontarsi liberamente su tematiche locali e nazionali. L'evento si è svolto in piazza Don Giovanni Bosco ed è servito ad informare sulle attività parlamentari del Movimento 5 Stelle con l'ausilio di videoproiezioni. Noi non è che vogliamo cercare, abbiamo due scopi, non solo quello di farli avvicinare, che è una seconda fase, è quello di informare, di cercare di informare, perché purtroppo il Movimento 5 Stelle ha una pecca, quello che non ha preso i rimborsi elettorali, perché se avesse usufruito dei rimborsi elettorali poteva comprare tutti i giornali della nazione e quindi non averli contro questi giornali, e quindi i giornali non fanno una giusta informazione, per cui noi siamo tenuti, abbiamo l'obbligo per il bene della nazione di informare i concittadini. Lo possiamo fare perché noi andiamo in rete, noi ci aggiorniamo e utilizziamo dei canali che non sono quelli dei giornali. Come vedete, se si fa un giro con la telecamera intorno non c'è la presenza di nessun politico, perché forse noi qui a San Giovanni Rotondo ne siamo a portare argomenti veri che finora hanno interessato poco. Non hanno interessato diciamo, la maggior parte dei sangiovannesi. Vogliamo quindi far avvicinare nuove persone al Movimento 5 Stelle, perché purtroppo il nostro paese San Giovanni Rotondo, come, cioè, è inutile negarlo, è sotto gli occhi di tutti la situazione. Quindi quello che noi proponiamo è di darsi una mossa. Noi non abbiamo bisogno di più libertà, abbiamo bisogno di uomini liberi, uomini che finalmente escono fuori dalla loro cavernicola che si sono creati, vincolati a partiti e a situazioni, a personaggi che hanno creato lo sfacelo del paese. Stasera parleremo del problema dei rifiuti, così caro penso a tutta la cittadinanza. Nella fase successiva cercheremo di mettere, ed è per questo che vi consigliamo di andare a vedere il sito, dei questionari dove cercheremo a voi di farvi dire che cosa pensate del servizio locale di gestione.